ONG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Agropoli Generation. Bentrovati amici radioascoltatori di ANG Radio Agropoli Generation, un'altra puntata qui con noi. Oggi come nostra ospite Isabella Dinolfi. Scopriamo un po' di che cosa si occupa e chi è. Laureata in conservazione dei beni culturali, insegnante di lettere, nel 2014 si candida alle elezioni europee con il Movimento 5 Stelle, dove viene eletta. È membro per la Commissione per la Cultura e l'Istruzione, membro della Delegazione per le relazioni con il Giappone e dell'Assemblea parlamentare per la paritetica ACP-UE. È anche membro della Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza del genere. È stata rieletta nel 2019. Bentrovata Isabella Dinolfi, grazie per essere qui con noi. Beh, grazie a voi per avermi invitata. E mi dispiace che oggi abbiamo soltanto questo mezzo digitale per incontrarci, perché comunque mi avrebbe fatto piacere incontrarvi di persona, vedervi dal vivo. Speriamo che tra pochi mesi la situazione possa tornare alla normalità, perché comunque incontrarsi è sempre diverso. Comunque ci accontentiamo dei mezzi telematici e di internet, che per fortuna esiste. Per adesso. Assolutamente. Dunque, sì, io, come hai accennato, sono parlamentare europeo, però in realtà quello che mi piacerebbe raccontare, dato che sono anche io campana, come i ragazzi che stanno partecipando al corso e come voi che avete organizzato questo incontro, mi piacerebbe raccontare la mia storia, che è poi quella di tanti ragazzi della mia generazione e delle generazioni più giovani, più piccoline, ovvero di chi ha scelto di fare un percorso di studi perché mi piaceva e che ha fatto un po' di esperienze poi quasi per caso, quasi concatenate, ma forse il destino è proprio questo, cioè inseguire quello che ti piace fare, anche se i genitori non sono d'accordo, perché quando ho detto che mi volevo iscrivere a una facoltà umanistica, come potete immaginare, non sono stati tanto contenti, però ho studiato quello che mi piaceva, ho sempre fatto quello che mi piaceva, anche in effetti anche la politica non è un caso. Io probabilmente per conservazione dei beni culturali devo dire che forse il colpo di fulmine l'ho avuto quando ero piccolina e sono andata per la prima volta a visitare gli scavi di Pompei, che sono qualcosa che va, secondo me, oltre qualsiasi altro monumento, scavo archeologico che esista al mondo. A neanche le piramidi ti fanno lo stesso effetto. E quindi da allora ho deciso che dovevo studiare Pompei del Corano. E la politica, in realtà, anche quella, forse non c'è stato un momento specifico in cui posso dire di aver incominciato a fare politica, ma sicuramente mi ricordo che a casa non si poteva andare a fare la spesa senza la mia supervisione, perché bisognava comprare cose che non fossero testate sugli animali, che non fossero con organismi geneticamente modificati, che avessero le etichette ben chiare. Beh, questa già è politica. Quindi io, ma anche mia sorella, che mi ricordo per un che era iscritta a Scienze delle Comunicazioni e che si occupa, mi ricordo per un esame aveva costruito un collage di tutte le brutture del mondo, cioè tutti gli scandali, tutte le cose brutte che c'erano state, quindi dalle immagini della bomba di Hiroshima fino alle fabbriche indiane che erano cadute, dove si cucivano i vestiti semmai della moda italiana, ma non si rispettavano i lavoratori. E io quel
noi quel cosaceo ancora ce l'abbiamo, l'abbiamo incorniciato. Una volta ho fatto un'intervista con quelle immagini dietro, e questa già è politica. Quindi, diciamo, come tanti ragazzi della mia generazione e della mia regione, ho fatto un percorso molto simile. E quello che posso consigliare anche a voi: continuate a studiare quello che vi piace, però cercate di farlo bene. Cioè, la differenza tra noi e gli altri deve essere quello che deve essere la qualità, ovvero quell'impegno che ci mettiamo, perché queste materie ci piacciono, per far vedere che siamo effettivamente più brillanti, più bravi, abbiamo studiato di più. Non si smette mai di studiare, questo ve lo posso dire. Purtroppo, forse alcuni diranno, ma la formazione è fondamentale. Bene. Poi, ok, Daniel, vuoi cominciare tu con le domande? Esatto, mi piacerebbe. Io vi posso raccontare che cosa avviene al Parlamento Europeo, come funziona la vita qui a Bruxelles, delle istituzioni, però mi piacerebbe appunto anche incontrare le vostre curiosità, quindi lascio a questo punto a voi le domande. Sì, buonasera. Come funziona il Recovery Fund e che beneficio darà ai giovani? Una domanda e una risposta, o ne vogliamo prendere più di una? Sì, quali sono le tematiche a lei più care e cosa fa al riguardo? Ok, allora, per quanto riguarda il Recovery, che in realtà poi ha cambiato nome, si chiama Next Generation EU, proprio per è stato un volere della Commissione Europea, della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, proprio per dare un messaggio, quello che questo fondo dovesse essere per le prossime generazioni dell'Unione Europea. Molte volte, anche in alcune trasmissioni televisive, si è paragonato questo immissione di fondi, quindi questo programma che è veramente molto 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 grande rispetto a quello che abbiamo visto altre volte, al piano Marshall, proprio perché in un momento di pandemia, in un momento in cui il mondo si è bloccato e l'Europa è non soltanto in crisi economica, ma anche, abbiamo visto, l'ha detto il Papa qualche giorno fa, in una crisi anche demografica. Le statistiche ci dicono che in Europa sono morte fino alla fine del 2020, 5 volte in più le persone rispetto agli anni precedenti. Quindi la crisi è veramente una crisi profonda, importante, dalla quale dobbiamo uscire non soltanto economicamente ma anche mentalmente. E quindi questo fondo toccherà vari campi, dipende dagli stati membri decidere esattamente dove si investirà. Come Commissione Cultura abbiamo chiesto che venga predisposto almeno il 10% delle risorse per i giovani e per l'industria creativa e l'industria dello sport, che sono due ambiti che sono molto legati alle generazioni più giovani. Sport, giovani e cultura sono alcuni degli ambiti di cui mi occupo, essendo membro della Commissione Cultura e avendo anche studiato conservazione dei beni culturali, così come mi interessano molto tutti gli argomenti che sono legati ai diritti delle donne e alla parità di genere. Perché anche se viviamo in Europa, che comunque considero uno dei territori più dove i diritti i diritti fondamentali delle persone sono garantiti rispetto ad altri continenti o ad altri territori, però c'è molto da fare. Per esempio, ieri ho partecipato a un'intervista su una risoluzione che abbiamo votato per la lotta alla tratta degli esseri umani,
alla schiavitù. E, perché in Europa ci sono ancora numeri impressionanti di persone che vengono ridotte in schiavitù e che vengono per lo più avviate alla prostituzione. Non sono soltanto persone, il 75% è donna, poi ci sono i bambini. Non sono soltanto persone che vengono da altri paesi lontani, cioè non pensiamo che sono contesti extra UE o cose legate ai flussi migratori. La metà delle persone che vengono ridotte in schiavitù e quindi la cui libertà viene cancellata hanno passaporto dell'Unione Europea. Vuol dire che possono prendere l'aereo con la carta d'identità, cioè se ci si pensa a questa cosa sembra incredibile. Quindi i temi che mi appassionano sono tanti, questi sono sicuramente quelli di cui ultimamente mi sto occupando per questioni di direttive, di regolamenti che sono in votazione, quindi sono, diciamo, tra virgolette più attuali nel mio lavoro parlamentare. E tra l'altro sono stati gli ultimi due argomenti che sono stati trattati, la gender equality e le vittime del traffico umano. Sì. Le vittime del traffico umano, in realtà la direttiva esiste già da 10 anni, solo che ogni 2 anni c'è un report di tutte le agenzie dell'Unione Europea, come per esempio Europol e della Commissione Europea, per vedere se ci sono stati miglioramenti o peggioramenti. E adesso è di attualità perché a fine novembre è uscito questo report dove soprattutto ci sono i dati di Europol, che sono molto 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 brutti, e quindi diciamo noi abbiamo ritenuto importante dare anche la nostra opinione come Parlamento Europeo, perché evidentemente la direttiva non è rispettata da tutti i paesi dell'Unione Europea. Tant'è che la Convenzione di Istanbul non è ratificata nemmeno da tutti i paesi dell'Unione Europea. Ok, Luigi, a te la parola. Abbiamo pochissimo tempo e un sacco di domande ancora da fare. Se no ci ricorderiamo. Il progetto Europa Creativa potrebbe essere semplificato, secondo lei? Semplificato nel senso di, per esempio, non prevedere più la partnership con altri paesi dell'Unione Europea, in questo senso? Sì. Ma più che semplificato, noi come Commissione Cultura, io l'ho detto più volte anche alla commissaria per la cultura, aumentare il budget, perché è veramente ridicolo rispetto ad altri programmi. E semplificato non saprei sinceramente, perché uno dei principi è proprio quello di far partecipare e di mettere in contatto le aziende dell'industria creativa di più paesi dell'Unione Europea. Per altri progetti che riguardano invece la cultura, con cui non ci vuole invece il partenariato con altri paesi, ci sono i fondi strutturali, che sono i fondi di cui si occupa la regione, e quelli invece si possono gestire in maniera più semplice, quindi più semplice tra virgolette, perché poi occuparsi di industria creativa non è semplice, però diciamo in modo più locale. Quindi per valorizzare in maniera più locale ciò che c'è di beni culturali o di iniziative, per esempio radiofoniche o di festival che ci possono essere in una data regione. Ok, bene. Grazie. Bene, siamo arrivati quasi alla fine di questo incontro e noi generalmente usiamo chiudere con una domanda. Signora Dinolfi, qual è il segreto per farcela? Non farsi spaventare dai sacrifici, questo è sicuro, ma avere bene davanti l'obiettivo che si vuole raggiungere, naturalmente con mezzi leciti, e non farsi spaventare dalle difficoltà. Poi tutti hanno delle difficoltà nella vita, l'importante è farle passare e passare al gradino successivo, fare quello che piace,
e avere bene in mente che le difficoltà passano, ma i risultati poi invece raggiunti danno grandi soddisfazioni. Bene, la ringrazio per essere stata con noi e arrivederci alla prossima puntata con ANG Radio Agropoli Generation. Stay tuned. ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Da Agropoli Generation è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in radio più di prima di Agenzia Nazionale per i Giovani grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili e del programma europeo Erasmus+.